A questo punto possiamo cominciare. Io sono Maurizio Calì, sono il presidente dell'Associazione Culturale Italia Medievale. A me tocca l'ingrato compito di dirvi in 30 secondi che cos'è l'associazione e poi daremo inizio all'incontro con i due relatori e alla presentazione di questo interessantissimo volume. Con questo io credo di non dover dire nient'altro e lascio la parola al nostro vicepresidente Giuseppe Maria Bianchi, che ci introdurrà all'incontro di questa sera. Ringrazio tutti di essere venuti, sono molto contento di vedere che la sala è bella piena e ne sono particolarmente felice perché quella di oggi è la prima iniziativa che facciamo a Roma. Il nostro desiderio è quello di riuscire a farne tante altre e di tornare spesso e volentieri nella città eterna. Grazie ancora e buon ascolto. Solo un paio di minuti per introdurre la presentazione di questa sera del libro Roma Capta, il sacco della città dai Galli e Zichenecchi, con l'autore, il professor Umberto Roberto, e Luigi Rosso, ricercatore presso l'Università Europea qui a Roma. È un onore per Italia Medievale poter inaugurare con un'istituzione così importante di Roma questi nostri appuntamenti che speriamo, come diceva il presidente Calì, continuino numerosi. Ringraziamo anche la Feltrinelli che ci ospita, quindi anche la Feltrinelli di Roma, come quella di Milano che ci ospita da anni, da 11 anni, la nostra rassegna Medioevo in Libreria. Lo schema, molto in breve, è questo. Aprirà l'autore professor Umberto Roberto, seguirà il dottor Luigi Russo e poi loro stessi vogliono lasciare ampio spazio ai vostri interventi, alle vostre domande, alle vostre richieste, perché siete tanti e perché è più bello una presentazione interattiva. Anche senza internet siamo qui vis-à-vis e questo contatto fa sicuramente piacere ai nostri relatori. Io vi ringrazio, lascio subito la parola al professore. Professore, come nasce questo Roma Capta? No, prima di tutto, qual è il nome e qual è il cognome? Perché... avendo tre figli maschi, anche loro avranno lo stesso problema. Il nome è Umberto e il cognome è Roberto. Da parte mia dirò solo pochissime cose relative alla genesi del volume, che ha un titolo cronologicamente esteso alla storia della città, storia millenaria di Roma, e questo è stato per me il primo problema: quale filo comune trovare a una vicenda che riguardasse non tanto la conquista della città di Roma, quanto piuttosto i momenti in cui la città conquistata era stata anche sottoposta alla violenza di un sacco, la violenza di un momento di grande distruzione e sofferenza. Ecco, in questo devo dire che io ho basato il mio lavoro su due fili, su due pilastri, presupposti vorrei dire, che in qualche modo mi hanno ricollegato a quelli che sono i miei maestri. Per uno storico i maestri sono fondamentali, non si può mai recidere, come dire, quella corrispondenza che prosegue negli anni al di là della vicinanza con quelli che sono i propri maestri. E i miei maestri sono stati nell'avvicinamento alla storia antica e tardo antica Mario Mazza e Bruno Luiselli. Da entrambi ho ricevuto un'attenzione particolare, da una parte per quella che è la storia delle mentalità, per quella che è la storia secondo la formula delle Sannal, della rivista fondata da Marc Bloch e Lucien Febvre. Avrete visto che insomma Marc Bloch è citato nel frontespizio, insomma ho riportato una sua frase bellissima sull'importanza per lo storico di non dimenticare mai che oggetto della sua analisi sono gli uomini nella loro complessità, e dall'altra da Bruno Luiselli la grande passione per un'epoca, quella
cosiddetta tardo antica o romano barbarica, che negli ultimi decenni è stata affrontata nella sua grandiosa complessità e che non deve mai essere analizzata con dei pregiudizi, grandi invasioni, grandi migrazioni, scontro tra civiltà. C'è stato anche quello, e anzi proprio il tema del libro, i sacchi di Roma, ne sono una manifestazione concreta, ma era mio interesse far vedere che in realtà questa vicenda è una vicenda dove civiltà, culture diverse, mentalità diverse interagiscono con un percorso molto evidente di transizione da un mondo che è quello antico o tardantico se preferite, ma comunque legato a dei paradigmi, a dei valori che sono ancora in continuità rispetto a dei secoli, e un altro mondo che invece incalza e che non è solo quello delle popolazioni barbariche, ma è anche quello ad esempio di una parte cristiana molto rilevante a Roma che partecipa alla vicenda. Quindi il filo comune che poi mi ha portato ad analizzare i sacchi della città, partendo dal sacco gallico arcaico del 386 per arrivare poi al 1527, è stato analizzare quegli eventi che hanno prodotto, che hanno causato nella storia della città una cesura drastica. Non tanto eventi di distruzione, di conquista della città, ci sono stati diversi, ripeto, ma eventi che veramente hanno portato a una trasformazione della mentalità degli abitanti. E da qui la scelta di fare un prologo arcaico sul sacco dei Galli del 386, che fu un momento in cui i romani cominciarono ad avere una grande paura dei loro vicini e in particolare delle popolazioni a loro meno corrispondenti dal punto di vista culturale, queste popolazioni che calavano dal nord, i Galli, questo metus gallicus, il terrore, la paura dei Galli, è qualcosa che per secoli rimane nella mentalità, nella coscienza culturale dei romani e diventa attualissimo, si risveglia nella fase tardo-antica, nella fase appunto dei sacchi tardo-antichi, dove noi vediamo che questa sequenza, questa iterazione drammatica di tre conquiste e sacchi della città tra il 410, 455 e 472 veramente porta a delle trasformazioni inquietanti, cambia il modo di pensare degli abitanti. Faccio solo due esempi che sono quelli che poi l'archeologia ci ha restituito in maniera chiara. Ad esempio, per quello che riguarda gli strati sociali meno abbienti, si comincia a seppellire dentro la città. Quindi viene violata una delle regole fondamentali della polis antica, della mentalità perfino di epoca protostorica degli antichi: la città dei morti, la necropoli è fuori dalla città dei vivi. Ecco, con il periodo dei sacchi si comincia a seppellire i morti all'interno della città, qualcosa che poi rimane come un segno della vita di Roma per tutta l'età medievale. Io vorrei cominciare dalla fine, perché io vorrei cercare di saccheggiare, di proporre un taglio delle incursioni per cercare di ricostruire il metodo del professor Roberto nel costruire questo libro. Vorrei decostruirlo, vandalizzarlo, e vorrei cercare di far vedere la particolare del suo approccio, perché poi da tecnico, da storico, ovviamente io parlo vedendo le vicende un po' dopo, mi sono interessato un po' del saccheggio dei Normanni nel 1084, diciamo, quindi è una cosa che mi interessava far vedere, mi interessa far vedere un po' come costruisce il libro e soprattutto qual è l'attualità di questo libro, perché questo è un libro che a prescindere dal sacco di Roma, io ho scritto una recensione che il professor Roberto non conosce, che uscirà per una rivista online, è un libro il cui titolo è fuorviante, adesso non so se c'è qualcuno alla terza, però perché questo è un libro che non è solo il sacco di Roma, è un libro molto attuale perché ci permette di, e non è un consiglio per l'acquisto, ci permette di capire qualcosa della società odierna, la cooperazione, l'arrivo di popolazioni da fuori, è un tema che voi sapete benissimo, negli ultimi 20 anni più o meno, è un tema all'ordine del giorno. Ma non solo questo, è anche la caratteristica della ricostruzione che fa Umberto in questa società tardo-antica, tardo-antico è un termine che ovviamente ha una sua connotazione, noi lo utilizziamo perché, come quando io faccio lezione parlo di crociate è un termine posteriore, però io dovrei dire quello che solitamente viene definita crociata, prima o poi scriverò un libro su questo. Però ovviamente ci sono delle etichette che spesso sono delle etichette comode,
che però non vendono tutta la complessità del reale. Ecco, questa è la complessità del reale, vorrei far uscire la complessità del reale in questo libro. E il libro chiude, io parto dalla fine perché ovviamente le cose di storia sono un po' complicate, non solo come sembrano. Umberto termina, dice, quando parla dei protagonisti di questo libro, furono grandi protagonisti di un'epoca che, al di là delle vicende politiche, degli intrighi, delle battaglie complicatissime, che voi seguite, l'età di Ricimero, ad esempio, c'è tutto, voler ricostruire, voler chiedere un esame, parlare di Ricimero, diventa una cattiveria, lo so, c'è qualcuno che fa la tesi, però effettivamente sono delle vicende complesse dal punto di vista della storia fattuale, o evenementiel, come dicono i francesi. Di un'epoca che, al di là delle vicende politiche, intrighi e battaglie, abbiamo cercato di ricostruire attraverso le visioni dei contemporanei, della loro mentalità, i loro sentimenti, la loro inquieta percezione di un mondo che si trasformava in ritmo accelerato. Questa è un po' la cifra del mondo che Umberto vede. Pagina 61, lui parla di Alarico e cito: non era un barbaro rozzo, anzi, pagina 79, era un abile politico, Alarico. Poi Ricimero, pagina 175, vabbè, faccio dire che l'ho letto il libro. Era un mediatore capace di giostare e di saper elaborare la politica romana antica. Questi non sono barbari. Barbara è un'etichetta, anche quella. Ezio era un abile politico, perché riesce a utilizzare gli strumenti della politica romana, poi il gioco si rivelerà più grande di lui e lui verrà stritolato. Però Ezio è quello che ha difeso l'impero romano. Grande generale. Esatto. Generale romano. Perché Ezio è barbaro, è un grande generale romano. Vedete? Allora, romano è barbaro. E una delle cose c'è nell'apparato iconografico, una cosa che a me è sempre colpito, io a lezione la commento sempre, è il famoso dittico di Stilicone, voi lo trovate nella illustrazione 5. Il dittico di Stilicone, per chi capisce un po' di iconografia, è un messaggio che dice una cosa e poi dice anche un'altra. Perché voi dite? Stilicone con la moglie Serena, umana, gli effetti, il figlio piccolo. Stilicone si presenta come un generale romano, quindi secondo un certo tipo di iconografia, poi però c'è la fibula che è tipicamente delle popolazioni barbariche. Il tipo di vestiti non è romano, appartiene al mondo barbarico. Il tipo di armamento che lui utilizza è un tipo di armamento che non è né romano né barbarico, è una via di mezzo. La lancia lunga rappresenta un portato di una tradizione che viene dalle steppe. Pagina 24, qui si vede proprio la romanicentricità del libro di Umberto. Roma all'inizio del V secolo era bellissima, cito ovviamente. Pagina 25, città che toglie il fiato. Questo serve anche un po' a smitizzare tutta una serie di luoghi comuni sull'età tardo-antica. Tardo, ovviamente oggi se ti dico che sei tardo non ti faccio un complimento. Quindi io quando dico tardo-antica noi pensiamo implicitamente o no, e vabbè, è un po' la Roma di seconda categoria. Non è così. Certo le cose cambiano, tenete conto, e questo poi ovviamente, nel VI secolo Roma, intorno alla metà, la guerra greco-gotica, siamo nel Medioevo, finalmente è arrivato il Medioevo, e contava 50-60 mila abitanti. I numeri, tenete conto, non ci sono accordo, Augenti parla qualcosa di più, però ovviamente Roma il secolo prima ne contava 10 volte tante, per tutti i motivi che lo leggerete nel libro di Umberto, erano tenuta grazie alla nona pubblica, al grano che veniva, ad esempio, dall'Egitto. Roma diventa un decimo. Se voi vedete l'età di Gregorio Magno, Gregorio Magno è uno che si interessa di far venire il grano dalla Sicilia per nutrire le persone che sono i figli, tenete conto che a quell'epoca il vescovo tardantico viene definito padre dei poveri, l'ha definito molto bene Peter Brown in alcuni suoi libri. Il vescovo prende il posto dei funzionari pubblici in molti casi, perché è quello che si interessa non solo delle anime ma anche dei corpi delle persone, perché le persone non sono, e quello è il grande insegnamento anche della Chiesa Cattolica in questo caso, l'essere stato in grado di prendere posto non solo nelle anime ma anche nei corpi delle persone, e quello è stato quello che ha permesso il takeover, sono termini anglo, il decollo, quando poi a un certo punto, e poi lo si vede in seguito e ce lo se ne rendono conto anche i bizantini, Roma non obbedisce più ai funzionari imperiali mandati ma al Papa, perché il Papa è la figura che rappresenta Roma, con tutti i problemi che poi ci saranno, perché poi il Papa, Roma è una storia millenaria di amore e odio, quello tra Roma e il Papa. Roma è diventata dalla città dell'imperatore alla città del Papa, con tutta una serie di vicende che si sono poi
avvenire si sono succedute. L'800 poi c'è la famosa incoronazione di Carlo Magno che determina uno dei grandi cunei della storia di Roma, perché per 7-8 secoli gli imperatori dovranno scendere sempre a Roma a farsi incoronare, e questo determina uno dei grandi linee di continuità della Roma medievale. Però qui mi termino perché potrei lasciare spazio agli interventi di chi è interessato di sapere, rispondo a tutto fuorché se il Medioevo esiste, perché come voi sapete il Medioevo non esiste. Grazie.